La seguente opera che analizzeremo è La morte della Vergine, un dipinto del 1601 che si trova al Louvre a Parigi. Fu commissionata da Lerzio Cherubini per essere posta nella chiesa di Santa Maria della Scala, in un convento dei frati carmelitani scalzi, ma non fu mai collocata in questa chiesa. Perché? Che cosa destò questo rifiuto a essere esposta in una chiesa? Allora, innanzitutto, la prima cosa forse che notiamo, anche senza sapere la storia dell'opera, è che vediamo il cadavere di Maria completamente scomposto. Ricordo che quando si presentava un corpo di un defunto, in genere c'era un'iconografia, una posizione, in genere veniva composto con le mani giunte sul petto oppure in quella posizione, diciamo così, che ricordava l'arte etrusca, appoggiato su un gomito. Qua il cadavere ovviamente mostra un corpo assolutamente scomposto, vedete i piedi, la mano che pende da questa parte, eccetera. Ma non è solo quello il motivo che destò scandalo, anzi, quello è forse l'almeno. E quindi che cosa fece Caravaggio di così orribile, così provocatorio, che meritò il rifiuto dell'opera? La modella che presta il volto a Maria in realtà era una prostituta che era annegata nel Tevere. Quindi il Caravaggio si ispira, conosceva questa ragazza, questa prostituta giovane molto bella che annegò nel Tevere e andò a prendere appunti, a vedere il suo cadavere, a prendere appunti, e lei fu il modello di Maria. Ovviamente vedete che ha questo, gli annegati hanno, si gonfiano, hanno la pelle un po' più gonfia dell'acqua e hanno un pallore molto, molto bianco, quindi questa fu l'immagine per ricreare il corpo di Maria. Ovviamente che la modella fosse una prostituta non fu accettato dalla committenza religiosa. Vediamo comunque, questa è una composizione dove il colore dominante è il rosso. Vedete che c'è questa linea obliqua di Maria che si equilibra con questo pano rosso, di nuovo un'altra linea obliqua. Intorno a Maria ci sono i discepoli che mostrano il dolore per la perdita di Maria, alcuni con un dolore più contenuto, altri proprio esprimendo un dolore molto più, diciamo, evidente, no? Qua davanti troviamo la figura di Maria Maddalena che si ispira a un dipinto del Veronese. Vedete che Maria Maddalena è dipinta con gli abiti del contemporanei all'epoca del Caravaggio, invece gli altri sono vestiti con gli abiti contemporanei all'epoca di Gesù. Davanti a Maria Maddalena c'è questo catino in bronzo illuminato che di nuovo ci fa capire la maestria e l'abilità del Caravaggio per dipingere oggetti, materiali più diversi. L'ambientazione, sempre un'ambientazione cupa, molto spoglia, vediamo lo sfondo scuro, se non fosse per questo drappo rosso che crea questo colpo di colori e di luce. Però comunque di nuovo qua la luce è una luce obliqua, lo vedete, che va a colpire il volto di Maria, quindi sempre ha un valore simbolico, la luce ha un valore simbolico che rappresenta la presenza di Dio. Ovviamente, ripeto, se voi pensate a una rappresentazione come l'Assunta di Maria o altre, vedete come c'è una netta differenza che, diciamo così, provocò, diciamo così, il rifiuto
ma a volte non soltanto da parte del clero, ma anche da parte del pubblico, perché per loro era troppo crudele, troppo realistico. Vedete anche il volto dei santi, dei discepoli, sono volti reali, non sono volti idealizzati. Se li vedete, sono volti di persone vere, senza nessuna idealizzazione. E quindi questo dipinto fu acquistato poi dai Gonzaga, e poi quando i Gonzaga ebbero problemi economici, insomma, dovette vendere la collezione, alla fine finì, come sappiamo, nel Museo del Louvre. Per ultimo volevo far vedere quest'opera che abbiamo visto all'inizio, che è del 1609-1610, si trova nella Galleria Borghese. Allora, perché vi faccio vedere quest'opera? Allora, innanzitutto rappresenta Davide e Golia. Di nuovo troviamo sempre questi sfondi molto scuri, questa luce molto drammatica nel corpo di Davide. Vedete, un corpo di un fanciullo, sempre un ragazzo giovane. Qua Caravaggio ce lo presenta già vittorioso con la testa di Golia. Poi, tra l'altro, non so se notate, la testa di Golia continua a sgorgare sangue, no? Vedete questa rappresentazione estremamente realistica, se vogliamo anche un po' macabra, della morte di Golia. Ma per, diciamo così, aumentare questa idea del macabro, dobbiamo dire un particolare, che il volto di Golia è in realtà l'autoritratto del Caravaggio. Allora voi vi chiederete come mai si rappresenta nel volto di Golia. Ricordatevi che vi ho spiegato che il Caravaggio per diversi anni fu perseguito dalla giustizia ed era stato condannato a essere decapitato. E quindi questa sua paura di morire decapitato, di morire giustiziato, è una delle paure più intense, più diciamo costanti nella sua vita. E qua finalmente vediamo questa rappresentazione in cui esplicita proprio questo suo terrore di morire in questo modo. Vi ripeto, vediamo sempre l'estremo realismo, vediamo questo fanciullo David, no? Sempre con tanta attenzione per i particolari, la luce laterale, e vediamo appunto l'autoritratto del Caravaggio con questa espressione per niente, diciamo così, placida, ma proprio un'espressione terribile, la bocca aperta, gli occhi sbarrati, la fronte corrugata, e poi questo sangue che continua a sgorgare. Per ultimo vediamo quest'opera, che è la Conversione di San Paolo. Allora, prima di andare avanti con quest'opera, volevo solo far vedere come erano le conversioni di San Paolo normalmente. Allora, la conversione di San Paolo in genere mostra appunto quel racconto della vita di Paolo, che vi ricordo che San Paolo era un perseguiva i cristiani, era un cittadino greco, e perseguitava i cristiani e li faceva incarcerare. Poi a un certo punto, nella via di Damasco, viene accecato da una luce e la voce di Gesù gli dice: perché mi perseguiti? E quindi a quel punto, diciamo così, Paolo si converte e diventa uno dei discepoli più importanti di Gesù. Volevo solo far vedere questa scena, perché in genere le conversioni di San Paolo, c'è San Paolo che sì, viene accecato, ma resta sempre una rappresentazione dignitosa, diciamo così, di San Paolo, no? Qua nella versione di Caravaggio, che è una versione
del 1600 vediamo un quadro che viene dominato da soprattutto la figura del cavallo. Vedete questa immagine, cioè diciamo che tre quarti del dipinto è il cavallo e poi non qualsiasi parte del cavallo, ma il posteriore del cavallo, no? Quindi è una rappresentazione molto inusuale che di nuovo non viene compresa. Vediamo tra l'altro qua San Paolo, vedete qua la luce sempre importantissima, inerme, rivolto con le spalle per terra, che dà questa sensazione proprio di una figura inerme, no? Che sta ricevendo questa luce che lo ha accecato. Dall'altra parte vediamo questo cavallo rappresentato con dovizia di particolari e il servo in controluce, questo, cioè neanche all'oscuro questo servo, che potete vedere di nuovo una descrizione dettagliatissima e molto realistica di un servo, vedete, di questa persona, vedete i piedi che ha addirittura le vene varicose, vedete i particolari. Quindi in tutte le sue rappresentazioni anche religiose ci presenta un'immagine molto realistica e per niente idealizzata, creando un dissenso, un rifiuto da parte del clero, del pubblico. Pochi capivano la grandezza dell'opera del Caravaggio. E così ci vuole qualche anno prima che il Caravaggio fosse compreso. Ovviamente morì molto giovane, lo avete visto, a 38-39 anni, e quindi non ha una produzione enorme, però ovviamente il Caravaggio creò una scuola a cui aderirono tantissimi artisti successivamente. Come Caracciolo, come Artemisia e Gentileschi, adesso vi faccio vedere. San Paolo, non ve l'ho detto, si trova nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nella cappella Cerasi a Roma. Ok, vi faccio vedere solo qualche allievo del Caravaggio. Uno dei suoi allievi più importanti è il Caracciolo. Ci sono tanti artisti napoletani che seguono la scuola caravaggesca, si chiamano i tenebristi perché prendono proprio questa impostazione sulla questione della luce, del chiaroscuro. Questo è un dipinto del Caravaggio che è Giuditta Oloferne. Ok, adesso vi faccio vedere la versione di Artemisia Gentileschi. Artemisia è una delle poche donne artiste che riescono a trionfare in quel tempo, figlia di Orazio Gentileschi, artista anche egli. Pensate che le donne non avevano accesso ovviamente alle scuole di arte in quell'epoca, questo avverrà molto dopo, ma lei comunque riesce a trionfare per la sua maestria. E questo dipinto ha un valore particolare perché lei fu violentata, e questo è il suo aggressore. Non trovando giustizia nella giustizia degli uomini, nella giustizia diciamo così, di quell'epoca, fece questo dipinto almeno per poter esprimere la sua disperazione, la sua vendetta, tra virgolette, la sua giustizia personale davanti al suo aggressore, che fu solo condannato a essere allontanato di Roma. Ne parleremo l'anno prossimo di Artemisia Gentileschi.